Loro prima finale, perché poi le rivedremo anche nell'esercizio misto, come hai detto tu Marta. Eccole, in bocca al lupo, fortissime ragazze. Bravissime ragazze, peccato quell'errore proprio sul finale, la faccia del nostro capitano Alessia Maurelli dice tutto, è un esercizio ottimo. Una grande grinta in pedana davvero, anche in questo caso secondato bene dall'applauso del pubblico, perché vuol dire che veramente questo esercizio è arrivato nel cuore di tutti quelli che stanno guardando e soprattutto quelli presenti al Paleo Faliro vicino alle porte di Atene. Ricordiamo, siamo in Grecia per la prima tappa di Coppa del Mondo. Le vogliamo nominare tutte queste cinque ragazze che sono scese in pedana in questo esercizio? Assolutamente, il capitano Alessia Maurelli, poi c'è Martina Centofanti, Daniela Moguréan, Laura Paris e Giulia Segatori. Che è la new entry di questa squadra, giovanissima. Giovanissima Giulia, new entry, complimenti a lei per questo grandissimo esordio. Un esercizio che fino a quella sbavatura davvero ottimo. Le ragazze hanno mantenuto l'esercizio della scorsa stagione, ma l'hanno assolutamente rimpolpato. Eccolo questo passaggio storico, davvero nel passaggio attraverso il cerchio di Martina Centofanti, il cerchio in equilibrio instabile. Guardate sulla fronte del capitano, come ha recuperato i tre cerchi Martina con la gamba, che non erano perfetti in volo, quindi una grande abilità di recupero. Quindi dicevo, appunto, un esercizio davvero ottimo fino a quel momento. Hanno mantenuto lo stesso esercizio, ma con tanti cambiamenti. Ed eccole con le loro allenatrici Emanuela Maccarani e Olga Tiscine, anche loro sedute al Kiss and Cry insieme ad Alessia Russo, che poi rivedremo nell'altra finale, quella dell'esercizio misto. Ricordiamo che il punteggio da battere è il 34.900, se non ricordo male, di Israele, che attualmente occupa la classifica provvisoria di questa finale. Eccole qui in attesa, belle però grintose in pedana, davvero. Sì, 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 assolutamente, sono lì che aspettano il punteggio, non diciamo niente finché non vediamo quel numero, perché no, assolutamente. Tante sono le componenti di un punteggio, e eccolo. 32.